È arrivato Black Friday anche su Eneba. Per i prossimi giorni si potranno prendere giochi a prezzi ancora più scontati. Trovate la sezione del Black Friday facilmente in alto alle sezioni del sito e rimarrà attiva fino al 29 di questo mese. Ricordo che Eneba è un sito di IKEA affidabile, in cui acquistare sia giochi per PC, PlayStation, Xbox, Switch, nonché abbonamenti, crediti di gioco e gift card. È un partner ufficiale di molti brand, tra cui Team 17 e Konami, e ha più di 60.000 recensioni su Trustpilot, con un punteggio di 4 stelle e mezzo su 5 date dagli utenti, con un servizio assistenza attivo 7 giorni su 7, 24 ore. Potete inserire il codice sconto di DRMAX per avere un ulteriore sconto in fase di acquisto per ogni articolo che non è già soggetto a promozione. Good morning YouTubers! Primissima patch in casa Battlefield 2042. Su PC quest'oggi c'erano 6 giga qualcosa da scaricare. Non contiene tantissime modifiche, ma un paio sono decisamente molto importanti. Giusto per essere chiari, le clip che state vedendo qui sotto sono registrate appunto post patch. Sono entrato per una sola partita per testare come si comportava Battlefield. Una partita è ancora poco, però giocheremo poi questa sera in live e testeremo se tutto fila liscio per ore. Allora, prima di tutto nelle patch note ci fanno sapere come questa sia la prima di almeno altre 2 patch che dovrebbero arrivare nel giro di 30 giorni, incentrate sui bilanciamenti, quality of life e miglioramenti in generale che vanno a coprire quelli che sono gli errori riscontrati in questi primi giorni di gioco, quindi bene così. La patch 0.21 ha inciso lato server, andando a combattere i problemi di rubber banding, che è quel fenomeno per il quale vi ritrovate a volte a fare 2-3 passi in avanti e poi il gioco vi spara 2-3 passi indietro come se fosse stati legati a un elastico. Ed effettivamente in questo primo game che ho fatto non ho notato più questo problema, nonché un miglioramento dello stuttering, però soltanto sulla mappa Breakaway, che è quella innevata, dove lo stuttering a quanto pare veniva causato dall'esplosione dei silos presenti su mappa che andavano a ridurre le prestazioni del server. Sappiamo però che questo è un fenomeno che non è esclusivo di Breakaway, ma succede anche nelle altre mappe, e lo sanno pure loro visto che con una nota lì sotto scrivono che stanno indagando sulle cause che lo fanno succedere appunto nelle altre mappe, perché sono state segnalate e quindi lavoreranno anche su quelle. Eccetto questi due cambiamenti che dovrebbero avere un grosso impatto sul gioco, gli altri sono classici avvitamenti e questioni minori. Andiamo dai nomi degli alleati delle squadre che vengono ora visualizzati correttamente quando li guardiamo in gioco. Modifica l'animazione degli operatori di fine round, di Falk nello specifico. Un aggiornamento alla skin di Boris. Modifiche a Portal e al TDM, assicurandosi che i player a inizio partita in Team Deathmatch spawnino casualmente nella mappa, mentre quando ci si spostava da una partita all'altra lo spawn casuale si disabilitava prima. Sempre in Portal hanno corretto il numero di IA che deve spawnare su mappa in base alle impostazioni che uno sceglie nella modalità free for all. Hanno risolto un problema su Hazardzone che poteva spottare i nemici sulla minimappa anche quando non erano spottati e quindi non avrebbero dovuto apparire. Nonché sempre su Hazardzone hanno corretto un raro bug che non dava la giusta quantità di esperienza a fine round e anche per la serie di estrazioni, quindi man mano che si andavano a vincere le partite di Hazardzone, ecco, potevano non aggiornarsi correttamente, mentre adesso lo faranno. Quindi come vedete, qualche avvitata, bug specifici e 2 importanti modifiche lato server che erano attualmente le cose più importanti da andare a fare, con l'avviso che a breve ne arriveranno altre incentrate ancora sui problemi riscontrati, sui bilanciamenti, quindi io mi immagino ad esempio che l'Overcraft sarà presto patchato, e questioni poi che sono saltate fuori comunque grazie ai feedback della community che riporta appunto i problemi che ritrova in game. C'è la lista anche per andare, se volete, nel loro profilo a segnalarli quando trovate qualsiasi problema, loro li guarderanno e li patcheranno. Quindi molto bene per ora, stanno lavorando sodo, anche per chi si preoccupava del fatto che comunque tra un mese sarà Natale e tutto si fermerà per un po'. Comunque, ecco, altre 2 patch nei prossimi 30 giorni sono assicurate.
Detto questo, begli uomini, se avete avuto modo di provare di giocare di più quest'oggi, scrivetemi qua sotto se avete notato ancora problemi di rubber banding o se questo fenomeno sostanzialmente è risolto. E detto questo, noi ci vediamo questa sera in live e qui sul canale con un prossimo video.